Quando si parla di Africa e soprattutto di fattori che condizionano il presente e il futuro del continente, di rado si sente parlare di demografia. Alcuni di questi fattori, come povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, riescono faticosamente a trovare spazio anche sui nostri media. Altri, invece, vengono del tutto e colpevolmente ignorati. Tra questi, uno dei meno raccontati e ciò non di meno più impattanti problemi africani è la questione della demografia, sempre più esplosiva. È proprio dalla demografia che si può e si deve partire per spiegare la condizione di povertà estrema sperimentata da milioni di africani ogni giorno. La popolazione africana è oggi di circa 1,4 miliardi di persone. Di queste, il 60% ha meno di 24 anni. Un continente colmo di bambini e ragazzi, costretti per lo più a vivere sotto la soglia di povertà. Ma la popolazione africana aumenterà a dismisura. Nel 2050 avrà raggiunto i 2 miliardi e mezzo. E si assesterà, alla fine del secolo, a circa 4,3 miliardi di persone. Quasi la metà della popolazione terrestre sarà quindi africana. Una crescita demografica di questo tipo può essere provocata solo da una natalità estremamente alta. In media, ogni donna dell'Africa subsahariana ha più di 4 figli nel corso della propria vita. Un dato fortunatamente in continua discesa dall'inizio degli anni 80, ma ancora troppo alto. Un dato che non soltanto causa l'esplosione demografica, ma che accentua la condizione di povertà in cui vivono centinaia di milioni di africani. Famiglie che non hanno la disponibilità economica di crescere un numero così alto di figli, che spesso non possono permettersi di mandarli a scuola, di provvedere al loro sostentamento. E ciò provoca un'altra grande piaga che colpisce l'Africa, lo sfruttamento del lavoro minorile. Più di un quinto dei bambini africani sono infatti costretti a lavorare, più di 72 milioni in tutta l'Africa subsahariana. Quasi la metà sono coinvolti in lavori usuranti e pericolosi. Il fenomeno della demografia africana, unito ad altri fattori come il cambiamento climatico, la pratica del displacement e la desertificazione sempre più diffusa, aumenta sempre di più la popolazione delle più grandi metropoli africane. Milioni di persone si dirigono verso le città in cerca di un lavoro e di una vita migliore, ma finiscono invece prigioniere di una nuova forma di povertà, quella delle baraccopoli. Le baraccopoli o slum sono grandi agglomerati composti da baracche di pochi metri quadrati, senza acqua corrente o elettricità. Baraccopoli che ormai fanno parte del panorama urbano di moltissime metropoli africane. Una realtà a cui noi assistiamo ogni giorno, nel nostro lavoro negli slum di Nairobi. Qui, migliaia di bambini e bambine, spesso in età prescolare, sono costretti a lavorare nella discarica di Dandora, raccogliendo rifiuti a mani nude. Nairobi è una città di 5 milioni di abitanti. Di questi, circa 3 vivono nelle baraccopoli disseminate per la città. La capitale keniana potrebbe arrivare ad ospitare circa 17 milioni di abitanti da qui a fine secolo. Di questi, la maggioranza vivrà negli slum, in condizioni di povertà estrema e in luoghi pericolosi e insalubri. Noi lavoriamo tutti i giorni proprio nelle baraccopoli, al fianco dei bambini più poveri dello slum. Grazie alle nostre scuole e soprattutto ai nostri sostenitori, oggi più di 3.000 bambini possono ricevere un'istruzione e un sostegno alimentare e medico-sanitario.